Bentornato, amico mio. Ormai siamo a pochi giorni da Halloween e ho deciso di renderti questi giorni ancora più spaventosi portandoti delle clip video. Alcune di queste clip sono riprese da telecamere a circuito chiuso. Posso tranquillamente assicurarti che una volta che avrai visto questi video avrai difficoltà ad uscire fuori di casa tua. Prima di cominciare, però, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare la campanellina per le notifiche. Detto questo, cominciamo. Nella prima clip si possono notare due passanti e un senza tetto sdraiato a terra con alcuni giubbotti, vicino ad un negozio chiuso. A un certo punto si presenta un ragazzo, dall'aspetto normale. Arrivato davanti alle porte del negozio, il ragazzo riesce a smaterializzarsi e ad entrare dentro il negozio ormai chiuso. A un certo punto si possono notare le luci del negozio impazzire. Subito dopo si rivede il ragazzo uscire dal negozio, smaterializzandosi e riapparendo al di fuori del negozio. Nella prossima clip, un guardiano notturno viene chiamato per indagare su alcuni fenomeni strani che succedono in alcune stanze. L'uomo va direttamente a controllare. Il guardiano capisce che non c'è nessuno che possa provocare quei rumori, ma prima che si allontani si può notare una figura trasparente che passa per i corridoi. Il guardiano, spaventato, si allontana in modo rapido. Nella terza clip si può notare una ragazza che scende delle scale per arrivare in una specie di cantina. Ma scese le prime scale, la ragazza vede un'ombra nera che si ferma proprio davanti a lei. La ragazza, notando l'ombra, si gira e corre via terrorizzata. L'ombra sembra non arrendersi. Infatti, subito dopo, si può notare l'ombra che si muove come se rincorresse la ragazza. In questa ultima clip potete notare una scalinata e la sagoma di un uomo anziano che scende piano piano queste scale. Spero che il video ti sia piaciuto. Noi come al solito ci rivediamo sabato prossimo per un altro video. Alla prossima!